Attenzione, Dybala esce. Caio Jorge Dybala esce, si è fatto male Paolo Dybala. Al posto di Dybala, ovviamente è un infortunio per Paolino. Vediamo Caio Jorge. È vero. Allora ragazzi, Caio clamoroso Jorge. Perché al un minuto 12 Dybala esce, vuol dire che è successo qualcosa. Problema muscolare, perché non abbiamo mai visto un contatto con Dybala. Assolutamente. Non si può rinnovare a 10 milioni. Adesso lo dico in maniera definitiva, me ne frego dei dybalisti che sono innamorati, c'hanno il poster in camera. Non si può rinnovare un giocatore così. Perfettamente ragione. Troppo fragile. Di cristallo. Attenzione, entra dentro l'area di rigore. Morata, il passaggio! Era ancora per Caio. La deviazione sarà un altro corner. Non so quanti ne abbiamo battuti. Tanti, in questa prima fase di partita. Il cross ancora di Cuadrado. E questa volta scorre in tutta l'area piccola. La sfera. Ma c'è un altro corner. Un altro corner. L'ottavo. Che tunnel Pellegrini, attenzione dentro il pallone, Morata al sinistro, Romero, la parata di piede, respinge questa volta, grande intervento da parte del portiere delle Venezia. E vediamo questa azione pericolosa. Sì, è buona l'iniziativa, perché Bernardeschi riesce a servire Pellegrini sul versante sinistro, affonda il pallone in mezzo, rete! Decisivo, col destro, dentro l'area, fulmina Romero, dalla sinistra, grande cross di Pellegrini, ancora decisivo, tocco di Morata, 32-03, Juve in vantaggio. Era una. Ti hanno ascoltato, infatti, Marcello, hai detto pretendo il gol entro l'intervallo. Ha fatto un bel cross Pellegrini. Sì, ma Pellegrini deve giocare Morata deve giocare sempre Pellegrini. Allora, vediamo Morata, bravo anche Morata, qui va in anticipo, adesso ve lo facciamo vedere alla lavagna, vediamo anche da qui. Bello, Sì, bel gol di Morata. Possibile fallo di mano. Possibile fallo di mano in attacco. Io non l'ho visto onestamente, ma adesso spero in un replay per capire cos'è successo. Vediamo. Bernardeschi all'inizio dell'azione. Bernardeschi è quello che serve Pellegrini. Poi va al cross. Bernardeschi stoppa il pallone col petto, ma si aiuta con il braccio. La palla gli scorre, quindi io credo che verrà fischiato questo fallo di mano. Diciamo che anche perché il braccio era apertino, non era fatto come un aiuto, sembrerebbe. Vediamo cosa decide. Gol annullato? È annullato, vediamo, check over. Annullato. No, gol. La data è in vantaggio. Juve in vantaggio, confermato il gol. Meno male. Va bene così. Confermato, ci sarà, credo, un po' da discutere. Riparte il Venezia, Aramu dentro l'area di rigore, il sinistro calcia. Il numero 10 ha avuto spazio per poter tirare. Cuadrado può entrare dentro l'area di rigore, ce l'ha sul destro, calcia! Fuori clamorosamente! Juan Cuadrado, che occasione per raddoppiare! Grande ripartenza della Juve e grande passaggio da parte di Locatelli. Cosa ci mangiamo? Peccato. Attenzione a Cernigoi che prova a venire giù sulla destra. L'appoggio verso Aramu che prova a mettere il pallone dentro l'area di rigore. Attenzione Jonsen, lo stop sbagliato con il destro. La Juve soffre in... Attenzione Aramu, il sinistro! Rete! Rete, ha segnato Aramu. E l'avevo detto di stare attenti a questo qua! Ma c'era un motivo! Un bel tiro! C'era un motivo, effettivamente, mannaggia! Effettivamente c'era un motivo, perché Aramu col sinistro è pericoloso, qui fa un grandissimo gol. Ha un bel tiro, diciamo. Mamma mia, ragazzi. Fuori, bellissimo. Adesso lo rivediamo, forse Szczęsny poteva prenderlo, sì, però era sul suo palo, però il sinistro è stato angolato. Non l'ha vista neanche partire, secondo me. Un tiro di prima intenzione, noi ovviamente gli abbiamo lasciato lo spazio, perché da lì non si può lasciare tutto quello spazio verso un attaccante, eccolo. Sì, la tocca Szczęsny, è leggermente in ritardo. È in ritardo Szczęsny. Allora, è il gesto tecnico è bello, però Szczęsny va giù un po' lento. Attenzione, Aps, ridosso dell'area di rigore, passaggio per Busio. Buttatela via, Ramoli, bucata dentro! Mamma mia, non conclude, rischiamo tantissimo, ma non si può però, non si può.
Arri, il destro! Svegliamoci per favore, perché ci stiamo addormentando completamente. Recupera però il pallone Bernardeschi, Morata all'apertura, Poltovella verso Quadrado può affondare dentro l'area di rigore, il suggerimento, attenzione Locatelli, pallone in mezzo, rabbio, ma con un tocchettino, poi Bernardeschi, miracolo di Romero! Come ha fatto a non entrare sto pallone? Come ha fatto a non entrare prima Rabiot? Si è mangiato un gol clamoroso, la lisciata, e poi Bernardeschi di prima intenzione col sinistro, la deviazione sarà corner. Rabiot al posto di c'è dei piumini, c'è lo Swiffer. Torniamo da Valerio, allora attenzione. Sbaglia questa volta Romero, ne approfitta Morata che recupera il pallone, entra dentro l'area di rigore, Morata, il passaggio dentro per Caio Giorgio, anticipato. Avanza Rabiot verso l'area di rigore, Rabiot rientra, si allunga troppo il pallone e non riesce a servire il compagno di reparto, che peccato, era buona questa ripartenza. Oh, che disastro, ai ai ai. De Sciglio, parte il cross, attenzione Morata ce l'ha sul destro, stoppa male, non riesce a calciare, hanno una meglio i giocatori del Venezia, stiamo sfruttando male queste occasioni, queste palle gol. Ma Ken, dov'è Ken? Non esiste, non si è praticamente mai visto, l'aveva detto anche Riccardo prima, non no, due mai... palloni le ha toccati, due palloni, non gliela passa. Ma dove nel suggerimento la respinta da parte di De Ligt è solo Morata, prova a calciare col destro direttamente, finisce qui la partita 1-1 ed è un pareggio che fa male perché eravamo in vantaggio, abbiamo tirato, abbiamo concluso, ci siamo mangiati il gol del 2-0, poi un tiro, prendiamo gol. Allegri e furibondi. La Juve delude ancora, solo 1-1 a Venezia il nostro titolo, vedete la classifica, Juve che va a 28, quindi la Fiorentina di fatto la scavalca, erano pari prima di questa giornata, la Fiorentina va a 30, la Juve resta a 28, Roma e Lazio se battono Spezia e Sassuolo possono agganciarla, ma soprattutto se l'Atalanta dovesse vincere a Verona, la Juve si ritroverebbe a -9 dal quarto posto.